Debutterà il 29 gennaio al Teatro Sistina di Roma, Full Monty, il musical dei tempi della crisi che parla di un gruppo di operai disoccupati che si improvvisa a spogliarellista per sbarcare il lunario. A parlarcene è il regista Massimo Romeo Piparo. Parla di disoccupazione, ma ne parla dal punto di vista dell'ottimismo e della speranza. Lo spettacolo si basa sulla produzione di Broadway ispirata al film Rivelazione inglese. La versione italiana del musical, però, sarà ambientata a Torino invece che a Buffalo. Torino, che per me è la città simbolo industriale italiana, la città del sogno infranto. Del cast faranno parte anche due disoccupati torinesi, Marco Serafini e Simone La Grassa, che come protagonisti della storia avranno una seconda possibilità grazie al mondo dello spettacolo. A loro si unirà un nutrito gruppo di attori, da Paolo Ruffini a Gianni Fantoni, da Sergio Mugniz a Piero Sermonti. A mostrare perplessità sulla dura prova che li aspetta è Paolo Calabresi. Ad eccezione del fatto che bisogna ballare, cantare e spogliarsi, sarà una buona cosa. Siamo terrorizzati, ci sarà un servizio di sicurezza che manderà via gli amici fuori dal teatro. Paolo Ruffini, invece, reduce dall'esperienza TV di Colorado, ci tiene a sottolineare che Full Monty vuol dire servizio completo. Il biglietto teatrale, se poi aggiungete un tot, avrete modo anche di andare al di là dello spettacolo. 10 euro e Fantoni, 100 euro e Moniz. Se nella versione americana i nostri imparavano a ballare sulle movenze di Michael Jordan, in Italia l'ispirazione verrà dal calcio e da Andrea Pirlo, protagonista sul palco di un'intera canzone. Pirlo mi sembrava uno che potesse non scontentare nessuna tifoseria, essere anzi comunque un orgoglio dello sport italiano.